Abbiamo visto nel video precedente come è strutturato Process Explorer. Andate a recuperare quel video se ancora non l'avete visto, se no non capirete questo video. E ora iniziamo a utilizzarlo, come dire, mettere le mani nel sistema. Ma prima, se ancora non lo siete, vi invito a iscrivervi al mio canale cliccando sull'apposito pulsante e attivando anche le notifiche cliccando sulla campanella a fianco al pulsante. Una delle cose che potrete fare con Process Explorer è verificare la firma digitale di tutti i vari processi software installati all'interno del sistema. La firma digitale, per chi non sapesse di cosa si tratta, è un sistema matematico implementato per verificare la veridicità di quel determinato software. In pratica potete vederlo un po' come un sigillo di garanzia che appunto vi assicura che quel software è originale, quindi che quel software non è stato contraffatto. Perché vorreste verificare la firma digitale di un software? Beh, se state utilizzando Process Explorer probabilmente è alla ricerca di qualche software difettoso, di qualche virus, di un malware, e quindi nel caso in cui ci sia appunto un malware, probabilmente quel malware si nasconde sotto il nome di un software più famoso per non destare sospetto. Controllate quindi sotto la colonna Verified Senior e se questa colonna non c'è, potete abilitarla dal menu Opzioni Verify Image Signatures. Ogni software che si rispetti dovrebbe essere firmato, chiaramente questo non vale per il 100% la totalità, comunque se trovate del software senza firma digitale dovrebbe accendersi in voi un campanello di allarme e magari portarvi a indagare un po' meglio appunto su quei software non firmati. Passiamo ora a vedere come potete interagire con i singoli processi. Tutte le azioni si fanno da un menu a tendina che appare quando cliccate con il tasto destro del mouse appunto sul singolo processo. La prima voce che appare in questo menu è Window e se ci cliccate sopra potete tramite questa shortcut portare in primo piano il software che è legato a quel processo, così da capire velocemente insomma di che cosa si tratta. Chiaramente se questo software o questo processo non sta andando, non sta funzionando in una finestra a sé stante, allora non potrete cliccare su questa opzione e sarà in grigio chiaro. Set priority, cioè impostare la priorità, potrebbe essere utile se volete indagare su un processo senza bloccarlo o disabilitarlo temporaneamente. In pratica mitiga il comportamento di quel processo, lo rallenta un po', come dire, così magari potete vedere appunto che un processo si carica in memoria e poi scompare, poi si nasconde da qualche parte. Quindi, come dire, in fase di test potete anche utilizzare quest'arma. Kill process e kill process tree serve ovviamente per disabilitare, disattivare, uccidere quel processo e nel secondo caso anche tutti i processi ad esso collegati. Restart e suspend fanno quello che dicono, quindi riavviano un processo o lo sospendono, quindi lo bloccano però senza eliminarlo dalla memoria. Check virus total lo vedremo fra poco, mentre search online, l'abbiamo già visto anche quando parlavamo nelle prime puntate dell'uso del task manager dei vari processi, serve per ricercare quel nome del processo online, per cercare di darvi qualche informazione in più. Se vi piace Process Explorer potete anche utilizzarlo al posto del task manager classico di Windows. Per farlo è sufficiente cliccare su Option e poi selezionare Replace Task Manager. Attenzione però, perché se volete fare questa cosa dovete assicurarvi che il file di avvio di Process Explorer sia posizionato in una posizione, come dire, sicura. Siccome, come abbiamo visto nei video precedenti, tutti i vari tool di sysinternal, tra cui appunto Process Explorer, non devono essere installati realmente nel sistema, ma basta scaricare il file e fare un doppio clic per avviarlo. Se lo avete fatto, probabilmente quel file è presente nella cartella download o chissà dove altro. Quindi, nel momento in cui volete sostituirlo al task manager, spostatelo da quella cartella download, da qualsiasi posizione che è soggetta magari a pulizia, perché altrimenti rischiate di farlo sparire e poi non potrete più accederci tramite le classici shortcut che vi porterebbero al task manager. Un'altra funzione interessante è per esempio andare a posizionare i grafici che abbiamo visto che controllano il funzionamento, il carico della CPU, della memoria, della GPU e quant'altro, posizionarli nella tray icon, così come dire, per averli sempre sotto controllo. Se l'idea vi piace e volete abilitarli, cliccate ancora nel menu Option e poi tray icon e selezionate tutti i vari grafici che volete portare in basso a destra.
Infine, una delle funzioni più interessanti è senz'altro l'integrazione di Process Explorer con VirusTotal. Cliccate su un processo che volete appunto scannerizzare per vedere se contiene un virus e poi selezionate Check VirusTotal. VirusTotal è un servizio online gratuito che utilizza diversi motori per andare a individuare appunto quelli che sono dei potenziali virus. Funziona così tramite Process Explorer o anche direttamente online. Potete farlo su qualsiasi processo, quindi se avete qualche sospetto su qualche voce che non vi torna, che è presente all'interno di Process Explorer, utilizzate questa funzione per vedere velocemente se è un potenziale virus. Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito in questo video, mi fermo qui per le prime funzionamenti di Process Explorer. Se avete qualche dubbio scrivete qui sotto in descrizione e come al solito se avete qualche argomento da suggerire per questa serie dedicata alla gestione di Windows fatemelo sapere sempre nei commenti. Grazie ancora e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!